Ma come potremmo definire Luigi Grossi esotericamente? Lui per me è un grande maestro, perché ha utilizzato un paio di metafore che sono state veramente di aiuto. La metafora della cornice per me è stata importantissima, perché mi ha spiegato una cosa, cioè mi ha spiegato che per essere artisti bisogna essere liberi e soprattutto non bisogna guadagnare dalla propria arte. E allora questa cosa mi ha fatto pensare a Spinoza, che faceva l'ottico, no? Faceva le lenti lui. Ed era libero in un momento dove la Chiesa impediva, diciamo, di ognuno di dire la propria, perché tanto lui faceva l'ottico. Allora il maestro mi ha detto: trovati la tua cornice, cioè trovati la cosa che ti fa guadagnare, in modo che poi tu le cose che ami le puoi fare in maniera libera. Il problema dell'artista oggi è questo, che diventa una marchetta e smette di essere un artista.